a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi vado a fare una sbarbata per una seconda volta perché ho usato già sia il sapone che è Merchant di Zingari Man. Un buon sapone, vi devo dire. Adesso vi vado a leggere le note olfattive perché tutte a memoria non me le ricordo. Comunque, un sapone, voglio dire, speziato, ambrato, un sapone che dovrebbe, no, quantomeno spingerci a pensare a un viaggio in terre lontane. Quindi comunque abbiamo note di testa, chiodi di garofano, cardamomo, pepe rosa, note di cuore, ambra, incenso, miele, ambroxan, che praticamente è dell'ambra sintetica, e fieno e gelsomino, note di fondo, vaniglia, ambra, patchouli, ambroxan e legni. Va bene. E come ho trovato il sapone la scorsa volta? Molto buono. Purtroppo guardate il caldo come fa uscire, no? Tutti gli oli. È una brutta cosa. Vi dico, non ho messo la telecamera in basso e non la metterò per un po', quantomeno finché non ho i soldi per comprarne un'altra, della qualità di quella che c'è in alto, quella che state vedendo adesso. Perché? Perché mi sono reso conto che i video in 4K sono molto molto meglio dei video in 1080p e quindi chiaramente se la telecamera di sotto non è in grado di supportare quella risoluzione, non ottengo il risultato, ok? E intanto ho messo dell'acqua per scaldare il sapone, parliamo del rasoio. Il rasoio è il Rasorin, che praticamente l'altra volta mi ha massacrato. Se ci riesco metto la foto. Questo lo posso scoprire soltanto dopo. Mi ha massacrato perché praticamente noi adesso andiamo ad armare con una Trip Carbon, ok? E mi ha massacrato perché praticamente credo di averlo usato male. Io l'ho usato come un qualsiasi rasoio, dual edge. Ok? Invece adesso vedremo per la forma della testa, forse non va usato proprio così. Comunque adesso vi faccio vedere. È dotato di due manici, uno più pesante e uno più leggero, ok? A me piace quello un pochino più pesante perché permette di spingere un po' meno e quindi con quello lo vado ad armare. Parliamo della testa di questo rasoio. Come vedete è abbastanza piatta, ok? C'ha un gap che è pari a zero, sostanzialmente, anche se poi vedete che c'ha praticamente la guardia che è leggermente più bassa, quindi un minimo di gap c'è, cioè non poggia sulla guardia. Ok? Quello che però dovete notare è la grandissima esposizione, che peraltro che fa, avendo praticamente queste due indentature, no? Su cui poi dopo si va ad appoggiare la guardia, se voi vedete, spero che si veda, la lametta si flette in basso. Al centro, fa una conca, che è una cosa che non è che mi piace tanto. Probabilmente vanno usate lamette molto rigide, però guardate, ve lo faccio vedere bene, ci provo. Praticamente questo è il copri lametta assolutamente piatto e che fa sbucare fuori la lametta, quindi di un bel po', cioè si vede proprio a occhio che è tanto che esce questa lametta. Quando vado a chiuderlo con la sua base, vedete, c'ha la guardia che è praticamente più bassa rispetto al bordo. E questo fa sì che quando lo andate a mettere e a premere, la lametta un pochino, pochino, pochino flette verso il basso e questa cosa non è che mi piace tanto. Comunque, al di là di questo, la testa sostanzialmente è la stessa. Tra l'altro, qui il fatto che è stondato fa sì che quando lo andiamo a svitare così, se abbiamo le mani un pochino bagnate, questo sfugge e ci possiamo tagliare le dita. Vabbè, adesso abbiamo parlato dei difetti di questo rasoio, quelli che secondo me sono difetti. Il rasoio però di per sé è molto carino, il manico è veramente bello, mi piace
il contrasto tra il brass, quindi ma non mi viene il nome del metallo, va bene, in inglese il brass è l'acciaio, o quello che sia, e quello che vi devo dire è che praticamente ha la stessa testa, e questo diciamo ne abbiamo discusso con un amico, con Matteo, che segue il canale, ne abbiamo discusso in privato, c'ha sostanzialmente la stessa testa del Razorin originale. Quindi io l'ho usato probabilmente con un'angolazione tipo questa ed è forse per quello che mi sono squartato la faccia. Probabilmente questo rasoio va utilizzato come fosse uno chiavette, quindi praticamente verticale, molto molto aperto. Io adesso lo userò così e vediamo che succede. La barba è abbastanza lunga, bella lunga insomma, ragazzi. Oh, scusatemi se sono in zabiglie, ma fa veramente troppo caldo, non ce la posso fare, non posso resistere con la maglietta addosso. D'estate questi video andrebbero fatti all'aperto. Tra l'altro, se vi piacciono i video fatti all'aperto, andatevi a guardare il canale di Sbarbati e Profumati. C'è Samuele, che è un bravissimo ragazzo e che lui fa video solo all'aperto, parla poco. La sbarbata ve la vedete più che altro, ve la commenta poco, però vi fa vedere posti bellissimi. Vabbè, così. Questo sapone l'ho trovato poco intuitivo da montare. Ha bisogno di essere idratato, ma quando lo andiamo a idratare troppo, praticamente diventa tipo una cremina liquida. Quindi, vabbè, io l'ho già provato, questo mi avvantaggia un pochino, no? Per il montaggio. C'è questo colore marroncino che è dovuto a tutti gli oli che ci sono dentro. Che è peculiare, insomma, di questo sapone qui. L'altra volta la sbarbata me la sono fatta senza assolutamente fare video. Quindi nel bene e nel male me la sono goduta. Oh, questo è il massimo del montaggio che sono riuscito a ottenere la volta scorsa. Che chiaramente, diciamo, il sapone fa il suo, ma non è il tipo di montaggio che piace a me.
Andiamo. La metto a ballare un pochettino, eh? Ma anche l'altra volta lo facevo, proprio io penso che sia una caratteristica di questo rasoio. Questa volta provo a trattarlo con un pochino più di rispetto. E vediamo se lui rispetta me e riesco a ottenere una sbarbata decente. Oh, come vedete, la barba, pur essendo lunga, lui avendo quel gap ottenuto non dal sollevamento della lametta, ma dall'abbassamento della guardia, comunque fa sì che poi la barba la porta via. Canticchia se sentite. Lo so che non è un bello spettacolo vedermi senza maglietta, sono pieno di peli ricoperto, mi manca solo la scritta Welcome qui sullo zerbino, però questo è. Considerate che sono completamente bagnato di sudore. Come vedete qua sotto già qualche taglietto, no? È venuto fuori. Qui il sapone, che come vedete insomma è pieno di bella barbetta. Il sapone, allora, se voi lo guardate, monta poco, però poi dopo il suo spessore ce l'ha e la sua morbidezza anche, cioè non rimane, no, pastoso sul viso comunque. E questo, diciamo, è un punto a suo vantaggio, nonostante, ripeto, non sia il montaggio che preferisco. Vedete, non è che ti lascia proprio indenne. Comunque, non so, sarò io che non riesco a gestirlo, eh.
Allora, trattato con un maggiore rispetto. Ossia utilizzato, diciamo, per quello che è, quindi uno sciavette con il manico da dual edge, diciamo che non è cattivo come è stato la volta scorsa. Però io la domanda che mi faccio è perché devo comprare un dual edge per poi usarlo come uno sciavette e sbattermi. Cioè, allora mi compro uno sciavette, no? Almeno mi avvio anche a mano libera. E cioè, se io devo stare così attento, non lo prendo sto rasoio. Il profumo del chiodo di garofano si sente bene, si fa sentire. Cioè adesso il contropelo è tosto. In queste parti dove il pelo è più duro, ci sono più curve da seguire, senti proprio la lametta che sfarfalla. Io pensavo di usare una Feather o una Kai, no? Che è molto più rigida, però ho detto non voglio fare questo suicidio assistito. Già la barba fatta così per fare un video è una tortura cinese. Dentro questo bagno ci saranno 500 gradi. Chiaramente a suo favore c'è che per essere un rasoio, no? Che ha praticamente questa testina così piatta, quindi ve lo aspettate veramente gentile, in realtà poi dopo c'è una profondità di taglio non indifferente.
Allora, la sbarbata è andata molto molto meglio dell'altra volta, ma molto meglio, infinitamente meglio. L'altra volta ero completamente tumefatto qua sotto, però ripeto, se io devo sbattermi per farmi la barba, come se avessi uno sciavette, mi compro uno sciavette. Dopodiché, detto questo, che per me è un assioma, parliamo di entrambe le cose, il rasoio e il sapone. Allora, il sapone è buono, fa il suo, però io fossi stato nel produttore avrei messo qualche ingrediente che gli permettesse di fare un pochino più di schiuma, un po' più foamy, più, insomma, più un montaggio un pochino più sontuoso, perché mi piace. La profumazione è molto buona. E rispetto a quella del suo abbinato splash, che è uno splash analcolico, e peraltro è una bottiglina di vetro, questa è una cosa che mi piace, carina, è proprio carina la bottiglina. Quindi abbiamo plastica, ok, 145, 142 grammi di sapone, quindi una bella quantità, a un prezzo intorno ai 22-23 euro. 25 a seconda del sito dove lo acquistate. Eccola qui, The Merchant. Ok? La grafica è bella, la grafica qua sopra sulla confezione è veramente bella, cioè io la comprerei solo per la grafica. Per me vale l'acquisto per tenerla lì sullo scaffaletto, no? Questo è in vetro, è un vetro, come vedete, offuscato, insomma. La profumazione è leggermente diversa, nel senso che probabilmente la stessa, ma si sente molto di più la vaniglia, ok? Che qui invece non si sente per niente. Qua c'è scritto Amber Vanilla Spices. Beh, nel dopo barba sentite bene la vaniglia, nel sapone no. Parliamo del rasoio. Il rasoio fa il suo. Il rasoio ha una profondità di taglio non indifferente, nel senso che io sono completamente liscio adesso, però io, diciamo, personalmente non è uno dei miei rasoi preferiti. È carino, è un bell'oggetto, probabilmente anche interessante da tenere in collezione perché comunque è un prodotto italiano, è un prodotto particolare, ok? Quindi va bene, non è che va male. Però ecco, non mi ha fatto impazzire, diciamo così. È chiaro che rispetto alla prima volta che l'ho utilizzato, la mia opinione è molto migliorata, ma infinitamente migliorata. Cioè io l'altra volta l'ho usato e ho detto no, questa cosa, questo non è per me. Ora io vi dico, guardate che bello, quando lo asciugate, lo pulite. Cioè, oggettivamente è un bell'oggetto, no? È un oggetto semplice, è un oggetto che sembra quasi marinaresco, fatto 40 anni fa, 50 anni fa, invece no, è un moderno rasoio. Va bene. Boh, detto questo, io direi che la sbarbata è fatta. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace. Ringraziamo tutti gli abbonati al canale. Se volete, ragazzi, vi potete abbonare per supportare il canale a crescere, insomma, per aiutarmi a crescere. O comunque, insomma, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi perché no. Normalmente all'incirca il 25%, 30% delle persone che guardano i miei video poi sono iscritte al canale. Beh, quell'iscrizione a me dà una mano incredibile, voi non avete idea. Per voi è gratis, quindi perché non farlo? Spero che i video in 4K vi piacciano. Se preferite i video in 1080 con poi la telecamerina sotto, fatemelo sapere, perché a tornare indietro si fa sempre in tempo. E direi che per oggi è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!